Ed eccoci a un'altra lezione di violino. Easy violino, violino facile. Adesso faremo un esercizio sul cambio delle corde. Come si cambia la corda? Prima di affrontare questa lezione, vi chiedo di iscrivervi al canale e di mettere anche un mi piace. Allora, per prima cosa accordiamo il violino. Poi mettiamo un po' di pece sull'archetto, sui crini dell'archetto. In inglese rosin, sarebbe con la fonia. Fatto questa operazione, adesso diciamo qualcosa sul cambio delle corde. Il cambio delle corde avviene, sono sulla prima corda, mi sposto con l'archetto sui crini dell'archetto, faccio appoggiare i crini sulla seconda corda e adesso sono sulla seconda corda. Nel caso devo andare sulla terza corda, adesso sono sulla terza corda e poi sulla quarta corda. Terza, seconda, prima corda. L'archetto si appoggia, ecco qua, sulla corda. Siamo sulla seconda corda, ecco qua, poi sulla terza corda, sulla quarta corda e o viceversa, dalla quarta alla terza, alla seconda corda e alla prima corda. Facciamo un esercizio di una figurazione di due quarti. Figurazione della minima. Faremo i due quarti aiutandoci col metronomo. Mettiamo una velocità di pulsazioni di BPM, battiti per minuto vuol dire, a una velocità di 82 battiti per minuto. Un tempo 4 quarti, per cui in una misura ci sono due minime. E faremo e scandiremo queste due minime, daremo un ritmo di due quarti. Allora, questo è il battito del metronomo e iniziamo a fare sempre l'esercizio come l'altra volta sulle corde a vuoto. Utilizziamo per il momento le corde a vuoto per iniziare ad avere un'abilità con l'archetto. Io ho messo un segnale per dividere l'arco in due parti, così mi agevolo anche sul fatto che so dove mi trovo quando tiro l'archetto.
E poi facciamo il secondo esercizio, che è questo qua. Ecco, poi facciamo il terzo esercizio, che è quest'altro. E poi per finire il quarto esercizio, che è questo qua. E poi, dopo fatto dal tallone alla metà arco, faremo anche l'altra, gli stessi esercizi con la metà, superiore, sarebbe andando dalla metà alla punta, e faremo lo stesso esercizio, che adesso vi faccio l'esempio. Che vi ho fatto, facciamo questo tipo di esercitazione con l'archetto. Poi, se vogliamo un po' improvvisare, possiamo benissimo farci anche noi degli esercizi, così cambiamo quando ci viene di cambiare senza avere uno schema fisso, cioè improvvisiamo un po'. Thank you.
vi ho fatto un esempio di come poter improvvisare sulle corde a vuoto a vostro piacimento. Così fate anche un allenamento su come viene, diciamo, senza diciamo, un'organizzazione ritmica, solo esercitazione. Quando vi viene di cambiare la corda, la cambiate senza avere uno schema fisso. Poi, per gli esercizi, quelli che abbiamo fatto in precedenza, abbiamo uno schema dove seguiamo le regole. Bene, penso che vi sarà utile questa lezione e ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, iscrivetevi così avete modo di fare domande e avere anche delle risposte per quello che posso dirvi. Ok? Ciao a voi tutti. Ciao.